che un'Europa al 90% di quota di mercato, 90% di quota di mercato, per esempio negli Stati Uniti, che pure ha una posizione fortissima, è intorno al 75-76. E questo determina uno strapotere che condiziona il processo di distribuzione dei contenuti, condiziona e determina attraverso alcune conseguenze che cercherò di sintetizzare tra un secondo, condiziona il processo stesso editoriale. Mutatis mutandis, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti da parte degli editori di libri nei confronti di Amazon, e qui non mi soffermo nella raccontare cose che attengono più a un mondo dell'editoria molto importante, ma non dell'editoria giornalistica, è quello che sta avvenendo sul fronte invece dell'editoria giornalistica da parte di Google, che sostanzialmente fa cinque cose, provo a essere molto icastico. Usa i contenuti di altri. Google dice che non è vero perché i contenuti che mette su Google News non danno effetti pubblicitari, non li danno direttamente su Google News, ma evidentemente creano traffico all'interno del suo sistema. Genera traffico per vendere pubblicità e vende pubblicità in maniera significativa, anche qui non ci sono dati ufficiali, anche questo dovrebbe farti pensare, si stima, e quindi non sono in grado di dare dati certi, ma direi più fonti e più ricerche dicono che il volume della raccolta pubblicitaria di Google in Italia è 1 miliardo circa, e ci metto un circa che forse è anche per difetto, ma non voglio. Tanto per darvi un'idea dimensionale, significa che raccoglie pubblicità quanto tutti i quotidiani e tutti i periodici messi assieme. L'ordine di grandezza è quello, cifra più, cifra meno. Questo è un elemento da non trascurare. E come lo fa? Lo fa gestendo un enorme database attraverso un algoritmo, e cioè un sistema che succhia dalla rete i dati di tutti i navigatori, degli utenti, di coloro che li transitano, e poi li valorizza usandoli per la propria pubblicità e anche usandoli per la pubblicità di terzi. Guardate bene, apro una parentesi, l'unico punto sul quale loro si sono dichiarati indisponibili a qualsiasi mediazione è dare la trasparenza sull'algoritmo. Agli editori francesi hanno dato un indennizzo economico, cosa che secondo noi è sbagliato, mi pare 60 milioni per transare la vicenda. La posizione nostra di editori italiani insieme con i tedeschi e insieme con gli spagnoli è quella che invece i contenuti vanno pagati sulla base del reale utilizzo, non è che si risolve tutto con una non voglio dire mancia, perché 60 milioni sono 60 milioni, ma per tutti gli editori e una tandem non sono significativi, ma non sono significativi soprattutto dal punto di vista del metodo, non solo dal punto di vista del metodo. Finisco, vi ho detto una valutazione di raccolta pubblicitaria molto alta, beh, su tutto questo sapete quanto è l'introito del fisco? Praticamente nullo, perché fatturando da Irlanda e da altri paesi non c'è imposizione fiscale. Ecco, queste cose qua secondo me vanno denunciate, le hanno denunciate gli editori degli altri paesi, io non posso che associarmi e su questo noi siamo molto molto fermi. Arriviamo alle conclusioni, perché qui veramente ci troviamo di fronte a un paradosso, il paradosso della rete, il paradosso di internet. Noi abbiamo sempre pensato, e devo dire continuiamo a pensare, e farò una precisazione in conclusione, che la rete abbia un grande valore progressivo, che sia un grande acceleratore di sviluppo, ma abbiamo sempre pensato che questo fosse il regno della democrazia, della trasparenza, della gratuità, e purtroppo nel caso di specie di cui vi ho parlato non è così. Non è così perché Google, come appena detto, non paga i contenuti le azioni che sta facendo in Spagna e in Germania lo confermano, non è trasparente perché non dice nulla del suo algoritmo e poi c'è un tema non banale di tipo fiscale. Allora, e finisco davvero, a questo punto qualcuno potrebbe avere il dubbio, dice: ma voi italiani siete conservatori, volete difendere il bel tempo andato, volete difendere la carta stampata, siete addirittura volete bloccare lo sviluppo della democrazia e dello sviluppo dell'informazione. Io rigetto questa cosa e dico esattamente il contrario. C'è bisogno di avere regole chiare che diano valore all'editoria professionale e che diano valore al lavoro degli editori, al lavoro dei giornalisti, lo dico per la terza volta. Io credo che c'è un grande bisogno di qualità professionale, gli editori devono considerare il lavoro giornalistico come una risorsa che ovviamente deve evolvere, come evolve il mestiere dell'editore, lo dicevo prima, deve evolvere anche il mestiere del giornalista, ma questo è un tema fondamentale. Quindi, e concludo davvero,
rigetto decisamente un possibile equivoco che dice che c'è un atteggiamento conservativo e quasi di voler fermare lo sviluppo di un mezzo che fa parte della nostra vita quotidiana, che tutti noi usiamo e che riteniamo fondamentale. L'importante è che tutto ciò avvenga nell'ambito di un sistema che consenta a ciascuno di fare il proprio ruolo, di farlo in maniera professionale, in maniera seria, con le condizioni necessarie per poter continuare a farlo. Vi ringrazio.